Ciao! Allora, pur nuovo mi preparo con voi, sono contenta perché un po' che non riuscivo a farne, sperando che Attila qui accanto stia buono. Questo video è in collaborazione con il canale di Carolina Sway. Mi ha proposto questo tipo di collaborazione, ho accettato molto volentieri. Erano mesi, mesi e mesi che dovevamo fare questa collaborazione, ma siete veramente tante. Io avevo perso il suo messaggio e se non mi ricontattate per me è un po' un problema poi cercare di ricordarmi tutte quante. Approfitto per dire per chi volesse fare una collaborazione di contattarmi magari a settembre perché sto veramente indietro, non riesco se no a terminarle. E potete mandarmi una mail che trovate sempre sotto l'info box, io vi lascio tutti i miei contatti. Comunque, mi preparo con voi tranquillo, niente di che. E vi lascio il link di Carolina Sway, che ha un nome di un canale, anche questo mi piace molto perché mi dà senso di libertà. Carolina Sway, non lo so perché, mi piace. Lei è dolcissima, è una mamma e quindi andate a vederla, insomma. Io intanto comincio a prepararmi. Dunque, la prima cosa che devo fare a questo viso di cacca è questo: fare le occhiaie perché fanno veramente pietà e misericordia. E ho trovato, diciamo, una combinazione che mi aggrada con l'Essence Match Cover. È il duo proprio della Essence, appunto, per coprire le occhiaie. È terminato, però lo miscelo con quello dell'Astra. In realtà io uso questo colore più scuro per coprire, però è terminato e quindi adesso faccio un mix di quest'altro. Oggi è se non sbaglio, un giovedì. Scusate, ci stanno sempre questi uccellini che cinguettano, sembra che io sia in mezzo al bosco. E, Stefano, devi fare piano perché ho il cavalletto questo qui che è un po' sbilenco, mamma, capito, amore? Ti sei incastrato, mamma? Sì, mamma. Eh? Sei un paravento, te lo stai rimettendo? Mi è uscito un brufolo qui, in realtà sto in attesa del ciclo e in realtà sono praticamente già una settimana che sto con l'assorbente perché io ho sempre paura che mi viene perché vieni qua al collo te lo vuoi mettere? Così perché in realtà a me mi viene dal 24esimo al 28esimo giorno quindi ho sempre questi 4-5 giorni di striscio, però non so mai quando mi viene perché non c'ho più un ciclo regolare da quando ho iniziato a condire. Comunque, poi metto lo 01 dell'Astra, mi piace, mo metto proprio così sbatasciato, niente di più semplice. Non mi servono pennelli, non mi serve nient'altro. In realtà, non voglio fare trucchi particolari perché fa caldo, c'è un po' di umidità e quindi non mi vorrei proprio truccarli in verosimile stamattina. Comunque, vi devo parlare ancora del prodotto che sto utilizzando per gli occhi. Io in realtà qualche risultato lo vedo. È una cosa, Stefano, se tu mi rompi quel bracciale, mamma, io mi arrabbio. È rotto? È una cosa piuttosto blanda in realtà, però io me ne sono accorta nel montaggio video quando abbasso le palpebre o anche quando le tiro su verso di voi, non sono più proprio infossate come erano prima. Forse ci sono meno rughette, però non me le vedo più tanto infossate. Finirò il prodotto e poi ve ne parlerò. Vediamo, anche perché devo fare una piccola haul di qualche acquisto make-up che ho preso proprio tantissimo tempo fa dalla mia amica che fa la rappresentante dell'Avon e ho provato qualche prodotto perché era tantissimo che non prendevo più qualcosa dell'Avon. In realtà è una marca che mi è sempre piaciuta. Allora, io mi rendo conto che se io poi voglio velocizzare, se sto 2 ore a parlare, non posso velocizzare. Comunque, vabbè. Le occhiaie, diciamo, en passant, amore. Il cerchietto ti vuoi mettere in testa? Oh, mamma. Amore, al collo o in testa, decidete. Allora, come fondotinta metto sempre questo qui, della Affinity Tone della Maybelline. Mi piace un sacchissimo. Lo metto sempre con la spugnetta di mare. Mo' qui qualcuno mi ha detto: lava la spugnetta. Ste?
Io la spugnetta la lavo tutte le mattine con acqua e sapone perché questa spugnetta va utilizzata bagnata. Quindi tutte le mattine la lavo, ma in realtà un pochino di pigmento evidentemente è rimasto fuori, però dentro. Però la lavo tutte le sante mattine. Non faccio altro che mettere come sempre il mio fondotinta sulla spugnetta, ce n'è una goccia. Mi rendo conto che sembra anche un pochino più scura dalla videocamera, però tranquille che la lavo tutte le mattine. La lavo col sapone Legnappo. Esce un po' di porcheria, poi quando non esce più la considero pulita. Comunque. Ah, sono contenta del, diciamo così, del successo, ma più che successo, sono contenta che vi sia piaciuto il video tag sulle 100 domande no, sulle 100 domande che nessuno sa fare. Io sono sempre un po' restia a fare i tag perché poi penso che alla fine siano tutti uguali. In più sono restia a fare questi tag molto molto lunghi perché io so che non riesco a rispondere sì, no, bianco, nero, cioè io sono, non c'ho il dono della sintesi. E quindi considerate che io di quel video ho tagliato tantissimo, erano comunque rimasti quasi 40 minuti di video, non so perché parlo, parlo, parlo. E quindi sono contenta che sia stato apprezzato. Non lo so, mi ha fatto piacere perché comunque quando carico un video c'ho sempre paura di dire oddio, Madonna quanto parlo, Madonna mo taglio sto pezzo. Poi in realtà certe volte ho difficoltà perché parlo talmente veloce che non riesco nemmeno a tagliare una parola perché subito dopo c'è l'altra. E quindi ho pure difficoltà certe volte a fare i tagli. In più non ho un computer nuovissimo, quindi il Movie Maker mi si impalla sempre. Se faccio più di un taglio ravvicinato, se mi fai cascare lo specchio e la macchinetta fotografica. No, qua no. No, mettili qui. Se faccio più di un taglio ravvicinato, mi si blocca il Movie Maker. E quindi è un po' un problema. Però sono contenta che quel video sia. Ti ho detto di no, che quel video sia piaciuto, insomma. Allora, cioè, cioè, mi fio proprio. C'è cioè, la testa de bagata. Eh? Che t'ho detto? Ma t'ho detto sì o t'ho detto no? No, sì, mamma, un corno. Ti ho detto di no. Allora. Fondotinta molto leggero, vi sembrerò bianca come un panno. Se tu mi fai cascare questa macchinetta fotografica, io lo dico a tuo padre e tu il pianoforte te lo guardami quando ti dico le cose. No, il pianoforte te lo scordi. Scommetti che adesso io ti faccio buttare tutte queste cose, non te le do più. Se mi vedete pallida, l'effetto giusto perché in realtà sono bianchissima. Poi come cipria mi metto questa della NYX. Voi sapete che tante pure mi hanno corretto, si dice New York Color, lo so, però abbreviamo e dico NYX come c'è scritto qui. E questa è la 701A traslucente, mi piace molto. Costa come sempre veramente una cretinata. Comunque me la metto sempre col pennello. Ne prendo un bel po' e me la vado a tamponare. Questa mi piace tanto. Poi non è la prima volta che la uso. Adesso ho finito quella mia dell'Essence e ho abbandonato un attimo quelle dell'Astra perché sennò poi mi stufo, no? E poi credo che la pelle poi si abitua al prodotto e quindi l'ho un pochino abbandonata. E quindi mi metto questa che mi piace tanto. Anche questa la trovate da acqua e sapone. A Gnappo gli abbiamo detto che se lui fa il bravo sempre, siccome a lui piace tanto la musica, c'ha la fisarmonica, c'ha la pianola, c'ha. Sì, quella è stata nonna. C'ha. O qua, vattela a cercare, non lo so. C'ha un sacco di cose per la musica. Gli abbiamo detto che se lui fa il bravo tanto tempo, cioè dovrebbe far il bravo sempre, il papà gli compra il pianoforte, che in realtà sarebbe una mega pianola proprio gigantesca che c'ha Lillo da una vita. E siccome è riposta sull'armadio, quando lui è un pochino più grande, gliela facciamo usare a lui perché mi diventasse anche un, che ne so, un suonatore, visto che i miei zii pure suonano la chitarra, il piano, e avesse preso da parte loro, sarei molto contenta. Allora, adesso io mi dovrei fare le sopracciglia come sempre. Di solito stoppo, però ho una paura che non mi basta la batteria a fare avanti e indietro, quindi. Notare che c'ho anche lo specchietto, non sono più sfigata. Allora, la mia voce,
sta, diciamo, meglio. A parte stamattina un po' meno. Però io quello che dico, no? Adesso sta bene perché io sto sotto antistamini, cioè adesso devo fare fino a fine giugno. E comunque considerate che dai primi di maggio, da fine aprile, che io sto facendo la cura di antistaminico. Il problema è che se io non lo prendo una sera, il giorno dopo sto senza la voce. Allora, quello che dico io, grazie al cavolo che io sto bene adesso, sto sotto antistaminico, però non è che posso stare una vita sotto medicinali. E quindi, mo, vediamo un attimo. Cioè, sto veramente meglio in quanto non mi sento più quella fatica quando parlavo. Stamattina sì, però, ripeto, secondo me perché sto davanti alla finestra, io ho gli alberi dei platani e probabilmente un po' di fastidio me lo danno. In questo momento sto sudando. Vorrei andare alla Lidl stamattina perché hanno tutte le creme solari della loro marca che è la Shein, che ha un inci buonissimo. Anche la protezione 50 ce l'hanno sui 4 euro, una roba del genere, quando comunque la paghiamo sui 12, 13, 15. E hanno anche le protezioni 30 a 3 euro, tipo una roba del genere. E quindi mi vorrei andare a prendere queste cremine per lui, adesso vediamo. Guarda, mamma ti presta questo, però poi me lo devi ridare, va bene? Non ti metti in faccia porcate. Poi, allora, io stamattina mi volevo truccare gli occhi. E volevo... No, questa è sporca, mamma. E volevo usare la palettina questa qui che avevo creato io con gli ombretti della Kiko. Non l'ho finita perché non sono stata in grado di smontarli tutti. Che cosa vuoi? Vuoi questo pennello? No, questo mi serve. Senti, adesso mammini, vabbè, usa questo, dopo me lo dai. Allora, stamattina volevo usare questo qui, questo violetto chiaro, che è la Kiko numero 154. E lo metto con questo pennello, che è bellissimo, l'ho preso di tutti i colori, è della marca MIEE, scritto MIEE. Li pago una cretinata tipo 2 euro al Pewex, quindi se li trovate non disdegnateli perché non sono malvagi. E comunque mi metto un po' di questo, niente di che, perché voglio fare proprio una cosa super tranquilla stamattina pure. Più che altro ho deciso di metterlo per chiacchierare un po', visto che era tanto che non li usavo. Poi ho visto lui che era particolarmente tranquillo e quindi quando lui è particolarmente tranquillo riesco a fare cose. In realtà pure ho una collaborazione su una ricetta di con una ragazza, però per me fare le ricette diventa un po', cioè, un po' più impegnativo perché la cena si fa sempre per uno a casa nostra. Poi in cucina siamo sempre in due perché Lillo, mentre io preparo la cena, si fa tutte le sue cose per il pranzo del giorno dopo. E quindi c'ha il pentolino del riso, il pentolino delle uova, c'ha tutte queste cose. E quindi per me diventa un casino dove mette la telecamera, il cavalletto, tutte queste cose qua. E quindi purtroppo non riesco a organizzarmi per fare questa ricetta. E quindi spero di riuscire anche a fare quella. Anzi, se mi stai guardando, abbi pazienza. Più che abbi pazienza, abbi proprio pietà di me perché non ce la faccio proprio. E sono contenta che le collaborazioni stiano aumentando perché per me, ripeto, è un piacere. Però non ce la faccio più a stargli tanto dietro perché lui mi impegna tanto. Poi comunque non è che sto a casa mia, che appena ho un momento libero posso fare le cose. Sto a casa di mamma e quindi è un problema. Anzi, anche qui voglio dire una cosa. Io ripeto, purtroppo a volte do le cose per scontato. Non si dovrebbe mai dare le cose per scontato. Però a volte mi dite, ah, Stefano deve stare con altri bambini. Perché gli fa bene, sta sempre dentro casa. Cioè, ma voi pensate veramente che io so così? Cioè, nel senso, ma mica sto fuori di testa, raga. Cioè, io non, quando io sto da mia madre, io arrivo da mia madre, noi ci prendiamo il caffè, poi io prendo, scendo con Stefano e lo porto o in bicicletta o al parco a giocare con gli altri bambini. Non sempre si trovano i bambini perché vanno a scuola. Però so dove trovare gli altri bambini, quindi se non è al parco sotto da mia madre, mi sposto e che ne so, vado in un'altra zona dove so che ci sono i bambini e quindi lui sta spesso a contatto con gli altri bambini, non è che non ci sta. Il problema è che io, primo, non posso riprendere quando è con altri bambini, perché cioè,
dovrei stare super attenta a non riprendere, così lo rompi, dovrei stare super attenta a non riprendere gli altri bambini, perché giustamente non mi va che, cioè se io fossi una madre che non stesse su YouTube, mi romperebbe le palle vedere mio figlio su YouTube o vedono tutto il mondo, quindi non posso riprendere, ma in realtà non voglio riprendere perché mi sto godendo mio figlio che sta giocando con altri bambini, in più devo stare super attenta perché magari una svista qualsiasi cosa. Quindi non è che io non, cioè non lo porto con altri bambini, assolutamente, ci mancherebbe. Spesso per dire il pomeriggio pure vorrei portarlo giù da mia madre, però i bambini se non sono le 6 non escono. E in questo periodo a Roma quando sono le 4 e mezza, 5 viene giù il diluvio universale e quindi è un po' un problema, quindi lo porta sotto casa mio marito che gioca con altri bambini. Io qua sotto da me non scendo perché non ho tanta confidenza con le mamme e quindi un po' mi rompo e lo porto dove io posso comunque intrattenermi con qualcuno. Fermo, fermo. Allora adesso mi vorrei mettere, però me la rischio, questo qui, sto marrone, che è il numero 135, è shimmer, col pennellone questo qui che presi della Sib, no, della Rib, no, 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 ho detto no, della Rib, mamma dallo specchietto. E anche questi sono validi, l'ho presi, dopo te lo do, e l'ho preso da acqua e sapone. E no, io giusto fa tipo un punto un pochino più scuro qui, ma niente di che, giusto per dare un po' di profondità all'occhio, giusto per far vedere che sto a fare qualcosa, perché Stefano ti ho detto di aspettare un momento, se tu aspetti mamma te lo dà, ok? Poi questo, cioè non so il latte che mi sta a prendere, tipo ieri sera alle 8 e un quarto mi dice mamma latte, premessa che io alle 8 e un quarto non avevo ancora preparato perché lui alle 6 circa aveva voluto mangiare. Io di solito lo faccio mangiare pure alle 6 perché tanto so che se c'ha fame poi mi mangia. Infatti alle 8 e un quarto mi ha chiesto il latte, io stavo finendo di preparare e ho detto vabbè, gliene faccio un bel bibitone perché almeno so che ha mangiato. E quindi ha fatto pipì, ha fatto i 2,50 di latte con i 4 biscotti. Poi che è successo? Alle 8 e mezza io, no, 9 meno un quarto, ho messo a tavola e lui mi ha detto mamma ciccia e si è mangiato il pollo bollito perché avevo fatto il brodo di pollo. Voi direte con sto caldo, sì, a noi minestre ci piacciono. E quindi si è mangiato un coscio di pollo intero, poi si è mangiato due nespole e poi mio marito si è fatto il brodo con la stracciatella. E lui ha detto: mamma, anche io ho voluto il brodo con la stracciatella e dentro ci si è messo pure la carne. Quindi ha mangiato da far schifo. Premessa, nel giro di 20 minuti ha lavato i dentini, l'ho messo a letto, mi ha richiesto un nuovo biberon. Io ho detto di no, ha iniziato a fare il pianto isterico perché voleva un nuovo biberon. Ha preso un altro biberon di latte e dopo 5 minuti me ne ha chiesto un altro. Io a quel punto gli ho detto no, amore, perché sennò poi ti fa male la pancia. Lui si è addormentato proprio stranito perché voleva sto latte. Infatti, stanotte si è svegliato un sacco di volte. E per di più, stamattina, appena aperto gli occhi alle 7, mi ha detto che voleva il latte. E quindi, vabbè. Comunque, non so se si riesce a vedere, però è carino e chiaro. Per quanto riguarda il mascara, io ieri ve ne ho postati due su Instagram. Ho preso questi due della Cresi, che è una marca con un inci buonissimo, almeno per quanto riguarda gli smalti. Mi sono trovata bene. Adesso, ieri ho provato il Marilou e vi dico che non mi è piaciuto tanto perché lascia le ciglia molto separate, dà un effetto leggermente allungato, però non mi ha sconfinferato più di tanto perché con il vento ho lacrimato il scovolino è cicciotto. Ho lacrimato, io avevo il mascara tutto colato. La sera era ancora lì, però se io facevo così con il dito mi rimaneva tutto sul dito. Quindi questo non mi è piaciuto tantissimo. Oggi provo questo waterproof che è resistente all'acqua. Io, voi sapete, non apro mai più di un mascara insieme, però siccome ve l'ho postati, il tempo che un mascara finisce, ci metto una vita. Ho deciso che li apro tutti e due e farò un giorno uno e un giorno un altro. Mi puoi prestare un attimo lo specchietto? Ah, questo c'ha lo scovolino leggermente più piccolo. Mi puoi prestare un attimo? Te lo do subito. Mamma mo te lo dà, eh. E quindi adesso mi metto il mascara. Vediamo un po' questo. Adesso mamma te lo dà. Adesso te lo do un attimo. Questo vi dico subito che è leggermente meglio. Sento che prende proprio le ciglia. Invece quell'altro scivolava via proprio il pennello. È molto più
pigmentato, quell'altro era molto liquido, lo sentivo proprio che non mi acchiappava le ciglia. Questo non è male, considerate che è passato. Aspetta, se. Considerate che è passato una volta sola. Questo mi piace, lo dico già da subito. Questo mi piace e adesso devo. No, aspetta un attimo, mi devo pulire un attimo qua sopra perché tendo sempre. Aspetta un momento. Stefano, fermo, non tocca la macchinetta fotografica. Tendo sempre a sporcarmi. Mi sono pulita benissimo. Comunque questo mi piace. Tieni lo specchietto. Poi abbiamo finito. Pippi. No. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Andiamo di blush. Sotto metto il suo blush di Essence. Mi piace parecchio. È un blush in crema. Però vi dico subito: questa non c'è colorazione se non sbaglio. Non lo so, comunque. È bello, è un bel blush, però vi dico subito che l'ho messo da solo e non ha tenuto granché. Quindi io metto questo, si stende facilmente, non è proprio cremoso che va via, quindi rimane ma si lascia lavorare, quindi abbastanza pratico. Stai fermo, vedete se non lo sfumo subito c'è un bel rosso, un bel rosa. Comunque scrive parecchio. Mammi, questo non lo puoi mettere perché questo pizzica. E io lo fisso poi con un altro blush sopra. E ci metto questo nuovo dell'Astra che mi ha regalato mia sorella al compleanno. Ho dimenticato di farvelo vedere. È lo 01. Ha un profumo fiorato, dolce, fantastico. E il colore è sempre questo sul rosa. Io non so quanto l'ha pagato perché è un regalo, però lo sapete, quelli dell'Astra non costano tanto e quindi lo fisso un pochino qua. Ah, una cosa, mi piacerebbe tanto fare un mi preparo con voi. So che l'hanno fatto in tante, credo, più che altro le grandi makeup artist, però Stefano, ti ho detto fermo. Però mi piacerebbe fare un makeup pensato per le giovanissime, ovvero per le ragazzine di dai 10, che secondo me già è presto per truccarsi, però ricevo tanti messaggi che me lo chiedono, quindi dai 10 ai 14, anche 15, ma secondo me 15 già siamo sulle signorine, quindi vabbè, comunque quella fascia di età lì. Più che altro un trucco pensato per la scuola. Cosa ne penso io? Cosa vi posso, come mi truccherei io se fossi una tredicenne, una dodicenne, insomma, che dovessi andare a scuola ai giorni d'oggi, perché ai tempi miei era inverosimile che una ragazzina andasse truccata. Capisco che i tempi sono cambiati, quindi se vi interessa, le ragazzine, fatemelo sapere. E a questo proposito approfitto, siccome me lo chiedono in tantissime, tutte le piccoline che mi seguono, io vi do un bacio generale a tutte quante, io vi adoro, siete fantastiche, non so come fate voi 12-13 anni a seguire una donna così grande come me, mi fa piacere perché penso allora di aver conservato un pizzico di cretinaggine che non guasta. Un attimo, poi. E quindi vi do proprio un bacio particolare a voi. Fatemi sapere se questo tipo di preparo con voi vi possa interessare. Allora, ti sei messo paura. Io te la mangio quella mano. Allora, per quanto riguarda il trucco della bocca, io stamattina me voglio. Non me lo pesti un attimo? Grazie. Me voglio sbizzarri e mi voglio mettere questa matita dell'Astra, che è un numero 23 ed è un prugna. È un bel matitone morbido, cremoso. Grazie amore, me lo stai prestando. È cremoso, quindi vediamo un po'. Come potete sentire, la bestia di Satana sta bene. C'hai sonno, eh? Stefano, ti aspetta, quello non te lo posso dare.
Dovete stare attenti perché è molto cremoso. Non lo aprire. Non lo aprire. Che ti ho detto non aprirlo? Tienilo chiuso. Se lo apri te lo levo. Allora te lo levo, dai. È molto molto cremoso, quindi dovete stare attenti, se no sbaffate. Adesso ti do specchietto, vuoi? E poi sopra mi metto un altro Astra rossetto, il numero 710, che riprende un po' il prugna della matita sotto. Lo facciamo durare un pochino di più. E voilà, proprio una punta. Come illuminante mi metto X-Style, che non si vede più, ma io me lo sto veramente mangiando sto coso. Questo, sono sincera, è tanto, e lo metto un po' qui perché stamattina ho i capelli tirati su. È veramente tanto che ce l'ho perché l'ho preso quando sono andata a Brno, quindi è tanto, saranno 4-5 anni. Però vi posso dire una cosa, che non si è seccato, Phoebe, non si è seccato minimamente. L'odore è rimasto intatto, veramente intatto. Oh! È rimasto intatto, quindi devo dire che mi piace tanto. So che andrebbero buttati, ma sinceramente il suo lavoro ancora lo fa, l'odore è ancora buono, io non lo butto. Se voi avete problemi su questo, naturalmente buttatelo. Comunque, il mio make-up è terminato. Stamattina mi sono data da fame, mi piace, cioè secondo me è proprio figo sto trucco, sperando che dalla macchinetta fotografica si vede. Comunque, io vuoi venire a salutare Stefano? Il nostro Mi Preparo con voi è finito, spero che vi abbiamo tenuto compagnia come sempre. Andate a vedere anche il video di Carolina Sway, vi lascio sempre il link sotto l'info box. E vi do un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Vuoi salutare? Vieni qua un attimo, che ti vogliono vedere. Ecco, questo è l'ambaratam che ha fatto lui. Ti vuoi truccare? No, perché tu lo apri, mamma ti ha detto che non dovevi aprirlo. Questo?